come dire, insomma, particolare dal punto di vista delle festività religiose, perché ha sposato l'idea e il cuore che c'è dietro a questo progetto e ci è venuto a portare il suo saluto molto grato e passo immediatamente la parola al vescovo. Grazie molto e buongiorno. Sono io a dire grazie a chi mi ha invitato e il primo che mi ha chiamato, o anche lui, è stato Fabio, che non conoscevo, quindi ho detto subito sì, a un'iniziativa che mi sembrava stuzzicante, un po' mi sembrava allettante. E perché mi sembrava allettante? Perché io sono figlio di contadini, sono nato in una frazione di San Severino Lucano e mio papà aveva le mucche, le pecore, le capre. E io da piccolo pascolavo le mucche, le pecore, le capre. E lì ho imparato a fare il pastore. Ed era facilissimo fare il pastore di quelle pecore. Un po' meno col fagiumare. Invece adesso, di questi mondoni, non è facile. Attenti, i mondoni non sono necessariamente i maschi. Anche le donne, perché ormai qui è tutto, non si capisce più niente. No, a parte le battute, veramente ho detto sì all'iniziativa senza sapere chi la organizzava. Questo mi ha reso più libero, sia nel dire sì, sia nel venire. Oggi che è il Corpus Domini. Quindi capite bene che il giorno del Corpus Domini c'ha tante cose da fare. Allora io sono partito da Tursi e devo ritornare subito a Tursi perché poi nel pomeriggio ho la messa, la processione, però sono venuto contento di venire qui. La montagna mi appartiene proprio per vocazione, la montagna mi piace, la montagna veramente esalta. La montagna esalta perché ti permette di vedere le cose dall'alto. E dall'alto il mondo appare tutto bello, appare tutto fiorito. Oggi mentre venivo nella zona di Seduci c'erano tutte quelle montagne lì con ginestre fiorite belle, era veramente una meraviglia. E mentre salivamo era la stessa cosa. Ecco, impariamo dalla montagna a guardare il mondo senza immischiarsi troppo nelle cose piccole del mondo. Guardando dall'alto tu li vedi tutti insieme, non li vedi distinti, non vedi le pieghe del mondo. Guardando dall'alto tu vedi la bellezza del mondo. Ecco, impariamo a guardare la bellezza del mondo. La seconda cosa è che stando qui vedi tutto come il Signore ha voluto il mondo. Vedi gli alberi per quello che sono, vivi, vegeti, oppure con il ramo rotto, un po' secchi. Vedi ogni fiore a posto suo, l'erba a posto suo, le mucche che ci sono non guastano e brucano l'erba, però non sono nemiche dell'erba né delle piante. L'unica cosa che non va troppo bene è bene la strada, perché ogni tanto ci sono delle mucche, però quella non l'ha fatta il Signore, la strada l'ha fatta il Signore attraverso le persone, quindi vuol dire che la mediazione deve migliorare. Ecco, stare qui in questo posto veramente diventa uno stimolo per ognuno di noi, uno stimolo a guardare il mondo dall'alto, ma a guardare anche verso l'alto. È vero che siamo in alto, ma se guardiamo sopra vediamo che ancora c'è spazio e che c'è altro che più in alto. Ecco, se guardiamo in alto e dall'alto guardiamo il mondo, stando nella natura, tutto diventa più semplice, tutto diventa anche più corrispondente al nostro cuore, tutto diventa ragionevole e anche la nostra amicizia, anche la nostra convivenza, anche le nostre relazioni diventano più vere e sono sempre più edificanti per il bene nostro e per il bene della comunità. Adesso, visto che hanno invitato un prete per fare la benedizione, vuol dire che si può pregare, è vero? Ovviamente dopo che ho detto sì
a Fabio non conoscendolo, poi lui è stato gentilissimo che mi ha fatto conoscere subito Dio ti aiuti, e lì poi il cognome l'amore è sorto spontaneo. Allora lì è stata subito una corrispondenza, no, così, stato subito una corrispondenza facile. E così, se ci possiamo anche alzare qui, sedute chiaramente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Ecco, il nostro primo pensiero va a Dio Creatore, perciò diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia stato santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Siamo nel comprensorio del Sirino, e noi di Lagonegro e i paesi vicini sappiamo che su questo monte c'è un santuario bellissimo, e noi siamo affezionati alla Madonna delle Nevi, e quindi alla Madonna del Sirino. Perciò diciamo, Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso vogliamo... vogliamo pregare con un salmo che dice la lode al Signore per le meraviglie del creato. Ripetiamo insieme, ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. I cieli cantano le tue meraviglie, oh Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi il tumulto dei suoi flutti. Insieme. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quando contiene. È potente il tuo braccio, forte è la tua mano, alta la tua destra. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua gloria. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re del Santo di Israele. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. Creature tutte del Signore, benedite il Signore, l'assemblea dei santi gli canti ogni lode. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo. Suscita, Padre, nel tuo popolo in festa la volontà di andare incontro con le buone opere al Cristo che viene, perché nella visione e nel possesso della comunione eterna si compia ogni promessa. Benedici, o Signore, questi animali che sono qui sulla montagna. Benedici tutti coloro che li custodiscono. Benedici il nostro popolo che conserva il mondo da te creato. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, grazie per questa accoglienza. Buona continuazione di giornata. Complimenti a chi l'ha organizzato. Non devo fare il panegirico di nessuno, ovviamente, però veramente complimenti. Manifestazioni come questo creano comunione e ci riportano ai sentimenti più puri, più belli, più veri, a quelli che dobbiamo sempre di più coltivare per stare bene. Buona giornata. Grazie. Sì, allora, sul retro sta per cominciare la gara di walk run organizzata dall'Avis di Lago Negro. Ci sono prima delle gare giovanili, per cui adesso proveremo col vostro, come dire, aiuto a liberare il piazzale per i corridori in erba che si cimenteranno nella prova di qui a tra un po', e tra qualche minuto comincerà una tavola rotonda a cui prenderà parte l'assessore Braia, che vedete appena arrivato, e altri nostri ospiti a cui vi invitiamo a partecipare. Grazie molte e un grazie ancora molto sentito a Sua Eccellenza il Vescovo. Grazie. Adesso facciamo mi tengo la cantina col programma. Sì, giusto due minuti. Poi ci avremo la parte. Sì. Volete fare un Allora signori, una comunicazione di servizio per cortesia: bisognerebbe spostare due auto, un Alfa Romeo 159 targata EC231 e poi una Golf targata EY162EA, se per cortesia si riesce a liberare lo spazio per la gara podistica. Grazie. Ci dobbiamo spostare. Ma adesso voi dovessi Alessio, ciao, come va? Subito poi te lo dico qual è. Allora, ripeto per cortesia, una informazione di servizio: bisogna spostare un Alfa Romeo 159 targata EC231TE e una Golf targata EY162EA. Grazie, è urgente per lo svolgimento della gara podistica, grazie. Buongiorno Mario. Buongiorno. E adesso il gruppo Folk Bis 48 di Ruoti presenterà una tarantella.
Come vi chiamate? Maria Maddalena. E tu? Buongiorno, buongiorno.
tutto, di tutto. E poi mi devi scusare che mi è scappata quella foto, che so come ritornare mi impazzito. Ci vediamo tra poco. Ti serve qualche foto? Parliamo per stelle.
sassa. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
siamo quasi pronti, il nostro vescovo farà una benedizione alla giornata cosiddetta della montagna. Allora buongiorno per... a tutti e a tutti, dicevamo innanzitutto e la parte coreografica, anche vogliamo fare un caloroso il gruppo applauso Folk. Per ringraziare di cuore Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Rofino. Thank you.